Alba. Wow! Non fatevi niente, eh! Oh, madonna, tre fette! Hey, wait, no, no! Gente, è da quanto? 13 anni che non esce Half Life? Quindi questo giorno è tipo epocale. Ed è creepy la cosa qui. Cioè, già dal titolo sembra un capolavoro. Non lo so, non l'ho mai giocato, quindi non come faccio a dire che è un capolavoro, non lo so. Però Half Life, mi volete. Allora, dato che non ero certo se il mio computer riuscisse a far girare il gioco, perché sono sotto i requisiti minimi, ho provato un attimo ad avviarlo, ho fatto un attimo i primi 5 minuti, ho detto wow, bello, sono un idiota, e a quanto pare funziona tutto quanto, quindi io direi partiamo subito, perché questo gioco lo voglio giocare, lo voglio finire subito, oggi lo finisco oggi. Armi nella mano sinistra, perché la gente non sa che esiste gente che preferisce usare la mano sinistra. Vai, partiamo. Wow. Please, però è un po' meno bianco, un grigetto non sarebbe stato meglio. 5 anni prima del collasso della cittadella e la morte di Eli Vance. Ok, quindi episodio 1, episodio 2. Siamo Alex Vance ed è più giovane di me. Madonna, mi sento vecchio. Wow. Ok, la Valve è migliorata. È migliorata, ci mancherebbe, diamine. Sono passati quanto? 10 anni dal loro... 8 anni dal loro ultimo gioco. Oh, oh madò, ah! Oh madò, oh, mani, oh madò. Scusa, wow, posso prendermi la faccia? Questa è la prima scena del trailer. Va, chi è? Sono i classici del Half-Life. Push to move. Ok, buona, questa funziona ancora. Vediamo un po', ci sono tutte le ovviamente, conoscendo Half-Life, capolavoro. Scusate, fate meno casino, eh. Comunque, bravi, costruite meglio degli italiani. Se io metto Coca-Cola, insetticida e altra Coca-Cola, che succede? Niente. Ma che roba? Gente in moto, in Vespa. Oh, madò. Gente in bicicletta su Half-Life. Le biciclette che funzionano su Half-Life. Questo è un miracolo, comunque. Qua abbiamo... Sembra un hard disk. Quello è il logo della Black Mesa, vabbè, li do gratis. Andiamo. Posso... Vabbè, amen, non bevo tanto. Ehi, salve! Ma che cazzo? Vieni qua. Dove vai adesso, eh? Dove vai? Ho perso il mio unico amico. Ok, che dobbiamo fare qua? Arriva una chiamata? Subito. Ehi, chi sei? Sei un po' cambiato, sei più vecchio. Ti è cambiata anche la voce, ho notato. Cos'è? Salve, tizio del trailer. Posso chiedere una cosa? Dov'è Isaac? Dov'è Isaac? Dov'è Kleiner? Che sta succedendo? Madonna. Alla fine di questo gioco dovrò pagare tutti i danni che sto facendo. Ok, Isaac TV è stato qui. Posto. Mi è scivolato, fantastico. Ok, andiamo. Wow, io ho la grafica al minimo, ma fa paura la grafica, anche al minimo, è assurdo. Salve, come va? Oh, madò. Allora. Wow. Wait, perché c'ha dei cavi attaccati? Scusi? A posto. Ha fatto anche i danni qua. Dopo chi se ne frega, già lasciamo stare. Però faccio notare una cosa. Combine, sono specie aliena ultra avanzata. Io so fare questo. No, non lo so più fare, ok. Salve. Casa mia. Ma che bella. Bellissimo. Oh, ma dai. Aspetta, meglio chiudere perché sennò qua... fuori. Ok. Quindi noi stiamo spiando la situazione. Ok, abbiamo tipo telecamere, roba. Oh, madò. Salve. Ma è il mostro del Flame 1. Aspetta, non dirmi che... Oh, madonna, non dirmi che... Ok, hanno già vinto tutto.
Puoi girare questo? Ovviamente. Ok, l'America è andata. Aperture Science è già morta. Oh no. Oh no, so cosa succede adesso. Questo è un ascensore. Però mi porto un'arma. Andiamo. Per chi ha visto i trailer, credo che questa scena sia un po' familiare adesso. Wow, chi è? Chi è? Aspetta, arrivo. Curling. Inzaghi. Salve. Yep, they got the reactor. Easy peasy. Oh oh. Go. Oh oh. Oh my dio. Arrivo, c'ho la super arma. Posso dire che City 17 sembra più Parigi adesso che una città dell'est? Oh, ok, non mi piace come cosa. Ehi, ciccio, non, certo che vedere le cose di Half-Life così da vicino. Chi è? Ehi, arrivo. No, allora, vedere le cose di Half-Life così da vicino è veramente fantastico. Oh, non posso portare... Aspetta. Sì, ok. Chi è? Oh, shoot. Wow. Gente, voi non sapete quanto, caspita, sono felice di giocare finalmente a sto gioco. Certo, non mi aspettavo di giocare con una scopa, però. Scusate. Omino delle pulizie. Sto passando. Oh no, è questa l'ascensore. Vabbè, io sono pronto. Sono pronto, andiamo. Ah, salve. No, allora, fermi qua. Sì, posso essere la roba. No. No. Allora, ti castri. Scusate. Allora, avete paura del possente? No, non farmi foto. Scusa? Che ci fai qui? Oh, shoot. Non fatemi niente, eh. Oh, madonna, te fai... E questa è la storia di come la mia vita è cambiata. Elettrizzata, capovolta, già finita. Beh, bell'intro. Ci hanno preso il padre. Noi siamo morti folgorati. E vedo che le schermate di caricamento non sono ancora andate via. Grande Valve. Anche i capitoli ci sono. Chi è? Ma, scusate, ci sono 8 posti, portate solo me. Che spreco di macchina. Scusate. Mi dio, le strade. Strade su City 17. Oh, è una granata. Tutta vostra, eh. Au. Come faccio ad essere ancora vivo? Non lo so. Non vedo niente. Salve, come va? Oh, guarda, col piedino tutto rotto. Andiamo, posso... Scusi, lei. Che ci fa qua, lei? Ah, grazie. È mezzo rotto. Nessuno la fixa? Non mi fido, non è che fa esplodere anche questo. Vabbè, ok, lo metto. Chi è? Chi? È il tizio del trailer. Grazie. Ok. E l'altro, ti sei dimenticato? Ok. Ok. Quindi, il tizio ha causato l'incidente per cercare di liberare quelli che stavano dentro la macchina. Soltanto che non sapeva che macchina prendere, perché c'era quella di Eli e quella mia, e lui ha preso la mia, ovviamente, che c'è. Ok, no, grazie. Ah, davvero si salta così? Non potevate far saltare... Va bene, ok. Geniale, per chi ha visto i trailer. Sono dei geni quelli della Valve, veramente, li adoro. Ok, coronavirus simulator. Ti stai divertendo un po', eh? Anch'io. Wii! Com'è? Ah, dai, ma quanto peso? 1,5 tonnellate. Questo è qui alle giostre che c'erano su Half-Life 2. Soltanto che qua si può giocare a Tris, maledetta, ma perché... Ok. Arrampicarsi è sempre la cosa migliore in VR. Salve. Chi è? Oh, shoot. Oh, no. Ok. No! Cattivo! Oh no! Il tuo drone è andato!
Se vuoi puoi ripararlo, anche se non hai fatto un buon lavoro prima. Sì, vabbè, ma... Che cos'è? Un nuovo tipo di mano, questo? Eccoci qua. Dovrebbe essere questo il posto. Comunque, finalmente posso farvi notare una cosa. A differenza di molti altri giochi, dove ad esempio le mani non funzionano bene o trapassano gli oggetti, qui su Half-Life Alyx, guardate che succede se avvicino le mani. Qua, si appoggiano! E non si rompono affatto come negli altri giochi. Antisgamo proprio. Clic, clic, clic. Classico. Ok, ora so mirare. Clic. Alex, great. Ehi, salve. Wait, ciao. Che bello vedere gli NPC del Source 2 e non i soliti NPC del Source 1. Salve, come va? Russell, they've got Dad. They're gonna find out what he knows and then, yeah, they're gonna kill him. But. Wait, stai guardando quello che vedo io? We have got something they don't. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad ologrammi. When that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially, maybe not though. I mean, they could just drill into his. Oh yeah, still your dad. Right. So what they will do is take him by train. Che sei infame, eh? Grab something that represents us. Ok, quindi nostro padre è lì. E lo stanno per portare nella prigione di City 17. E noi vediamo qualcosa che ci rappresenta. Noi siamo i sommi tazze cucchiaio. Ok, that's you. No, te! One of us, me, will have to stay here for this plan to work. Ah, ok. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Eh? Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. Ok, dammi un attimo. We can do this, Alex. Ok, quindi noi dobbiamo prendere un treno. Divertiti, eh. Quindi noi dobbiamo prendere un treno e trovarci col nostro padre e riuscire ad hackerare nella macchina, credo, o nel treno di dove hanno preso mio padre e dobbiamo prendere. Ok, va bene. Ho paura, non è che mi mangiano le mani adesso. Ok, sto bene. Tutto bene. Ho fatto il solletico. Posso rifarlo? Ok, quindi ci vediamo alla fine del gioco. Se questo gioco sarà come gli altri Half-Life. Alla fine, ciao. Ah, una domanda. Dove caspita è Clyde? Ok, ci sono. E questa scena ovviamente me la ricordo dal trailer. Dovrebbe uscire lì. Lì, ora. Ah, devo imparare ad usare i cosi. Vediamo. È geniale. È geniale. Va. Au. Sono fatto male le nocche. Au! No! Perché rompo tutte le bottiglie di birra in sto gioco? Ma è bellissimo! È tipo la cosa migliore del mondo fare così, giuro. Chi è? Sì, mi sto divertendo! Mi stai per uccidere? Prendilo! Sì, me ne hai sparata una addosso tra un po'. Dammi. Bellissimo. Voi non sapete quanto sia fantastico fare così. Ok, cioè ne intendevo così. Hop. Hop. Questa è la cosa più soddisfacente del gioco, giuro. Cioè, guarda che roba. Hop. 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 Chissà se c'è un achievement in base a quanti palleggi riesci a fare. Ok, è il momento di andare. Quanti colpi abbiamo? Un bel po'. Oh, scusate. Took care of that lock then. Good. Great. Did have the key for it. All right, here we go. Next stop. Come si è chiusa sta roba? L'hai chiusa te? And good luck, Alex. Ok, siamo pronti per partire. Ah, ma questo treno fu... Ah, ok. Ok, questo è il nostro treno. Adesso dobbiamo andare nella zona.